Buongiorno amiche e amici, buon martedì, buon 31 ottobre, buona giornata di Halloween, buona pre-festa dei santi e dei morti. Siamo sulla splendida costiera agrigentina, fra poco saremo alla Scala dei Turchi, che molti conosceranno per turismo, che adesso è ahimè nota per gli sbarchi fantasma di centinaia di tunisini che, usciti di galera, ovviamente dove vanno? In Italia, perché qua colazione, pranzo e cena non si nega a nessuno. A proposito di colazione, pranzo e cena, vi portiamo questa mattina in esclusiva, visto che non possono entrare i giornalisti, però noi e voi tramite me ci potete entrare, in uno che era un bellissimo albergo fino a qualche anno fa, Hotel Villa Sicania. C'è ancora su Booking, se andate su Booking Hotel Villa Sicania potreste prenotare una camera. Peccato la camera per voi non ci sia, perché ovviamente dal 2014 è un centro per immigrati, per la gioia dei cittadini dei dintorni. Sono 200 oggi, per 5 minuti ci hanno dato l'autorizzazione, vi porteremo all'interno di questo mega albergo con piscina, con campo da calcetto, con la mensa, con la sala televisione, con i computer, che ovviamente però adesso non è a disposizione dei turisti o degli italiani in difficoltà, ma è a disposizione a stamattina di 200 aspiranti profughi, aspiranti richiedenti asilo. La cosa curiosa è che ovviamente c'è un presidio delle forze dell'ordine H24, le forze dell'ordine stanno fuori in piedi senza dormire. Gli ospiti dentro ovviamente dormono e durante il giorno girano, giocano, telefonano, ascoltano musica o vanno per il paese. Questo è il quadro, vedete, questa è la piazzola d'ingresso, qua ci sono i ragazzi delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, che H24 garantiscono con 25 unità la sicurezza del posto, e adesso vi portiamo all'interno del Villa Sicania. I giornalisti stanno fuori, io faccio due passi entrando, facciamo noi i giornalisti, facciamo due passi all'ingresso al Villa Sicania, arriviamo fino in fondo e poi... Chieda se può fare riprese, perché forse... Non riprendo in faccia io, non riprendo la struttura, ma non riprendo... Chiedalo, sono loro... Ma... Non riprendo i volti degli ospiti, anche perché non è quello che mi interessa, ovviamente. Questa è la struttura che era albergo fino al 2011 e che dal 2014 è diventato centro per identificazione di aspiranti profughi. Ci sono 200 ospiti ad oggi, di cui due donne e 198 uomini. Siamo all'ora di colazione, quindi appena finita la colazione, ovviamente sono tutte persone libere di entrare e di uscire, e quindi la giornata è lunga per loro, per i 35 circa dipendenti che ci lavorano e garantiscono la struttura. Questa è una sala pernottamento. Questa, la curiosità che ci dicevano è che su Booking c'è ancora l'hotel Villa Sicania, vedete che ha il piano terra, il primo piano, la mansarda e tutto quello che è prenotabile in un albergo, che però dal 2014, dicevamo, non è albergo. Qua ci sono le camere, c'è la sala ristorante e poi, guardate, il posto è bellissimo, e peraltro la costiera agrigentina è bellissima. Siamo nei pressi di Scala dei Turchi, siamo a Siculiana, Realmonte, molti di voi o ci vivono o ci lavorano o lo conoscono per vacanza. È una bella giornata, siamo anche fortunati, fa ben caldo, quindi questa è una parte della struttura ricettiva di accoglienza con i letti, da quest'altra parte ci sono le altre camere, piano terra, primo piano e mansarda, guardate che bel sole. Qua in fondo c'è l'ambulatorio medico che garantisce H24 ovviamente la tutela delle emergenze, la cura degli ospiti con medici e volontari. Qua c'è una ex piscina, là alle spalle del paese, lo vedete là in lontananza, il paese di Siculiana, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo là, là in fondo il paese di Siculiana, dove ovviamente gli ospiti possono ogni giorno uscire, campo da calcio, non svolge più la funzione di piscina, ma in fondo un'altra partita di calcetto. Là c'è l'ambulatorio per le emergenze, le eventuali emergenze mediche, e poi sostanzialmente la struttura alberghiera qua finisce. Ecco, lì c'è la presenza di medici, infermieri e volontari, questa è una delle due ospiti, donne evidentemente,
sono tutti ospiti della zona subsahariana, quindi Mali, Senegal, Nigeria, e alle spalle il paese che vedete arroccato sulla montagna. Questo è, adesso ritorniamo verso l'ingresso da cui siamo entrati. Il tempo di permanenza medio è di circa un mese e mezzo, giusto? Circa. Per i documenti, arrivano da Lampedusa solitamente gli ospiti, quindi dopo un mese e mezzo ognuno trova la sua destinazione, la sua collocazione. Questo è uno dei dormitori, mentre queste sono le camere d'albergo, perché di bell'albergo ovviamente si trattava fino al 2011. Durante il giorno ci sono dei corsi per chi vuole frequentare i corsi, e poi c'è la libera uscita a piedi, autobus, bicicletta, a piedi, quindi qua ci sono una parte dei letti e qua la giornata sta per cominciare. Facciamo un blitz volante in sala mensa, così gli facciamo vedere, tanto adesso dovrebbe essere vuota perché la colazione è finita. Questo è l'ingresso dell'albergo, là c'è la sala televisione e computer. Là c'è la sala televisione. Qua c'è la sala computer, per mettere gli ospiti in condizione di comunicare col resto del mondo. La sala mensa adesso è vuota perché la colazione è finita da poco, e quindi poi là ci sono le camere, si sale al primo piano, si sale in mansarda, però essendo le camere occupate ovviamente non andiamo a rompere le scatole. Questi sono gli orari della colazione, del pranzo e della cena, e qua c'è il ristorante con 180 posti a sedere. Finito l'orario della colazione, buongiorno, e questa è la sala ristorante che garantisce appunto colazione, pranzo e cena. 180 posti a sedere, che adesso si sta preparando per il pranzo che verrà. Basta, abbiamo fatto vedere tutto quello che si poteva vedere. Là ci sono le cucine, i pasti sono tutti, arrivano da fuori o scaldate? Arrivano da fuori, quindi non c'è la cucina interna. I pasti arrivano da fuori. Adesso torniamo alla reception, quello che era la reception dell'albergo. Eccolo là, Villa Sicania, siamo a Siculiana, in provincia, buongiorno, provincia di Agrigento, questa qua, Villa Sicania, strada statale 115, Siculiana, Agrigento, e di là ci sono le camerate dove però la gente è dentro e quindi li lasciamo dentro. Ci avviamo all'uscita, questa è la costa agrigentina, questa è la costa agrigentina, ci avviamo l'uscita, ma c'è anche un ragazzo con la maglietta della Juve, per me è un doppio dramma questo, vabbè, io di calcio non parlo, però vabbè, fa niente, anche qua mi devo beccare la maglietta della Juve, vabbè, si vede che è un destino che noi milanisti quest'anno abbiamo, e poi ci rechiamo all'uscita della struttura. Ad oggi 200 ospiti, il bando di gestione finisce a dicembre, quindi verrà rinnovato dalla prefettura di Agrigento per tutto il 2018, ovviamente al costo medio, che è di tutte queste strutture, di 35 euro al giorno. Là ci sono le forze dell'ordine, le vedete sullo sfondo, che garantiscono con 25 uomini fra polizia, carabinieri ed esercito la sicurezza del posto su turni che vanno sulle 24 ore. Questo è, ovviamente le forze dell'ordine non dormono, non hanno il letto, non hanno la camera d'albergo, non hanno la branda, stanno in piedi. Normale, no? Non vi sembra normale? Seguiteci, perché poi vi portiamo fra poco sulla costiera dove ci sono gli sbarchi fantasma dei tunisini che escono di galera dalla Tunisia, e giustamente dove arrivano? In Italia, perché tanto qua colazione, pranzo e cena non si nega a nessuno. Contenti? Vi sentite contenti?